Sulla riforma del sistema di quella che di fatto è una tassazione delle emissioni, noi avevamo già richiamato molti a essere cauti soprattutto perché in questo periodo storico non si riesce ancora a valutare in maniera netta quale sarà l'impatto, nonostante non solo la crisi economica post-pandemica, ma anche la questione Ucraina e tutte le conseguenze economiche e sociali che già da solo l'evento bellico causa e causerà al sistema produttivo europeo e non solo. Quindi, così come altri, avevamo chiesto una pausa di riflessione, invece la Commissione europea ha voluto correre, c'è stata anche una insistenza della presidenza francese, così si è arrivati a questo voto di oggi, che non sarebbe stato il voto decisivo, attendevamo ancora l'espressione del Consiglio in questo senso, un po' in ordine sparso, e noi abbiamo votato contro perché nel testo erano rimasti tantissimi riferimenti a cose che non ci piacciono. Infatti siamo molto sorpresi sia dal voto contrario della sinistra, perché pochissime delle nostre proposte erano state approvate, quindi dal loro punto di vista, fra virgolette, ambizioso, secondo me potevano essere soddisfatti, poi ascolteremo le loro ragioni per capire. Ma sinceramente sono ancora più incuriosito di comprendere il perché il PPE abbia votato a favore rispetto a una proposta che avrebbe danneggiato diversi sistemi di ambiti produttivi e che quindi non ci poteva vedere favorevoli.